Buongiorno, buongiorno, prendiamo posto per favore. Stiamo per iniziare la conferenza stampa della Memoria del Mondo, regia di Mirko Locatelli. Allora, alla mia sinistra abbiamo Mirko Locatelli, che è il regista, Giuditta Tarantelli della Strani Film, Fabrizio Falco, attore, Maurizio Soldà, attore, Fabrizio Calfapietra, attore, Paolo Cavenaghi, produttore, e Federico Pedroni per Rai Cinema. E buongiorno. In prima fila Fabio Cavenaghi, produttore, Tina Alikainen, attrice, Paolo Rapalino, direttore della fotografia, Fabio Bobbio, montatore, Andrea Bruno, music editor, Gianluca Novel, o Novel, perdonate la pronuncia, della Friuli Venezia Film Commission, Massimo Righetti, fotografo. Un ringraziamento da parte di tutti alla Piemonte Film Commission per l'aiuto alla realizzazione del film. Allora, io inizierei la conferenza. Se qualcuno dalla sala volesse iniziare, a me farebbe piacere, altrimenti, ripeto, come tutte le giornate, sono costretto a fare delle domande epocali che rimangono nella storia delle domande delle conferenze stampa. No, non ci sono domande, per cui parto io e vado direttamente da Mirko Locatelli, che è il regista, e vorrei chiedere come nasce questo, lo dicevo che sarà epocale la domanda, come nasce questo progetto di un film, a mio parere, sospeso tra letteratura e immagini. Mirko. Sì. Mi sentite? Sì. Sì. Sì, nasce dall'esigenza di parlare del tema dell'identità e soprattutto dell'identità negata. Per noi, io parlo al plurale perché scrivo sempre i miei film con Giuditta, che è accanto a me, che insomma è mia compagna di vita e di lavoro. In sostanza abbiamo avuto necessità di parlare della memoria e della capacità, dell'importanza dell'uomo di lasciare una traccia del suo passaggio sulla terra, che è un tema immenso. Quindi quando ti ritrovi a scrivere, a cercare di dare un ordine, mettere in ordine i pensieri su un argomento così ampio, ecco, è chiaro che devi cominciare a sforbiciare, a darti dei limiti e dei confini. Ecco, è un film sospeso, sì, tra letteratura e arte, in qualche modo. L'arte contemporanea e la letteratura anche mediocre, forse, di un biografo che cerca di mettere in ordine i pensieri e cerca di raccontare la storia di un vecchio artista. In realtà poi si trova impantanato nella storia che stava raccontando, perché di fronte alla scomparsa di una donna si ritrova ad essere in qualche modo protagonista di una ricerca che non gli apparteneva. È un film sospeso, sì. La prima cosa che abbiamo fatto io e Giuditta è frequentare proprio i luoghi in cui avremmo voluto ambientare questo film. E quindi ci siamo trasferiti per un periodo lì, proprio nei luoghi di acqua che avete visto nel film. E abbiamo capito una cosa, fin da subito, che l'acqua avrebbe tenuto a galla i nostri personaggi, e l'acqua ti costringe a cercare un equilibrio. Girare un film quasi completamente su una barca, su dei pontili galleggianti, ti mette a dura prova e ti dà modo di cercare un equilibrio anche fisicamente. Quindi è un po' quello il lavoro che è stato fatto. E partire dalla memoria per me era importante, perché l'acqua è qualcosa che consuma, è qualcosa che cancella le tracce.
Ecco, un film sulle tracce, sulla memoria, sulla necessità di farle riemergere. È un po' quello. Come riemerge il paese in cui si svolge una parte delle sequenze del film? Intanto sì. Ci ha raggiunto Paolo Manera di Piemonte Film Commission. E, citavi prima la difficoltà di recitare in un contesto così anomalo sull'acqua, e quindi è stata una grande prova anche di attori, perché loro sono protagonisti di questo viaggio sospeso appunto tra immagini e letteratura. E io mi rivolgo proprio agli attori, inizierei con Fabrizio Falco, che interpreta appunto il ruolo di questo scrittore, giornalista, che sta per iniziare una biografia di questo artista e che, giusto, come diceva Mirko Locatelli, si trova coinvolto in una cosa che non gli appartiene. Sì, grazie. Sì, no, non spinge. Devo tenerlo premuto? Sì, no, no, non devi tenere, basta una volta. Ah, rosso. buongiorno a tutti. Intanto è stata una bellissima esperienza umana, innanzitutto, perché è stato come costituire una sorta di dimensione familiare che è riuscito a creare Mirko in questo progetto, coinvolgendo tutti noi in questo progetto. Abbiamo affrontato anche da un punto di vista climatico, diciamo, una dura prova. Sì, in sostanza questa ricerca è un po' la ricerca di tutti noi, in qualche modo. Come Mirko ha detto in varie occasioni, la scomparsa di questa donna all'interno del film è una sorta di pretesto per raccontare anche un'altra cosa, che è un po' la necessità degli esseri umani di colmare dei vuoti. E in qualche maniera questo scrittore, in ritrovandosi invischiato in questa ricerca che non gli apparteneva di fatto, si trova ad avere a che fare con se stesso, con le sue mancanze in qualche maniera. Ed è un po' quello che succede a tutti i personaggi all'interno del film. Ovviamente questa cosa si declina in maniera diversa, a secondo dei caratteri e delle caratteristiche di ognuno dei personaggi. La cosa interessante, secondo me, è anche l'aspetto dell'ambientazione, come si diceva prima, questa laguna sospesa, quest'acqua, che in qualche maniera è una superficie riflettente. E attraverso quest'acqua ci si specchia in qualche maniera, quindi l'acqua restituisce l'immagine di quello che tu sei, e questo processo è interessante, è come dire, travalica proprio la trama del film e diventa un sentimento che fa parte un po' di tutti noi, di tutti gli esseri umani che cercano in qualche maniera qualcosa all'interno del loro passaggio nella vita, lasciando delle tracce, in qualche modo, in vari modi. In questo caso, diciamo, questo Adrien, che è il biografo, lo fa attraverso le parole, un tentativo di lasciare delle tracce. Insomma, è una ricerca appunto di un senso, un po' di tutti i personaggi. Fabrizio Calfapietra, che oltretutto ha avuto anche l'onere di fare delle cose piuttosto pesanti, tipo trascinare una barca nella laguna, che tipo di esperienza è stata? È stata un'esperienza incredibile. Innanzitutto sono contento che, essendo stata la mia prima esperienza cinematografica, sia stata con Mirko e con la troupe che si è andata a creare, ai quali io mi sono affidato completamente, e anche loro credo si siano fidati di me, quindi c'è stato questo scambio di fiducia reciproco che mi ha agevolato, diciamo, nelle riprese appunto del primo film che ho fatto.
Sì, io ho avuto l'onere di traghettare i personaggi da un posto all'altro. Ho fatto della pratica, devo ammettere, con i pescatori di Punta Sdobba. Con i motori delle barche. Esatto, con i motori delle barche. Loro mi hanno insegnato insomma, un pochino ad andare sia a remare che a usare il motore per fare in modo che insomma, non uscissero fuori inconvenienti durante le riprese. Dall'altro lato devo dire che poi Mirko è stata la persona che mi ha seguito, oltre che dal punto di vista prettamente tecnico appunto delle barche, dal lato artistico, perché abbiamo fatto tante prove anche sulle barche con Mirko e devo dire una cosa che non mi aspettavo, nel senso che si provasse così tanto prima di girare delle scene e questa cosa secondo me ha aggiunto valore a quello che è poi stato il risultato finale. Il fulcro della narrazione è l'artista, che è interpretato da Maurizio Soldà, a cui faccio la stessa domanda che ho fatto ai suoi colleghi in precedenza: il tipo di esperienza e anche calarsi nei panni di questo artista famoso. Allora, io non risponderò alla sua domanda, mi scuso. Liberissimo. Buongiorno. Dirò un po' cosa è successo questa notte, nulla naturalmente, però ci ho pensato. Io questo film, la prima volta che lo vedevo ieri, io ricordavo solamente quello che avevo girato, le scene che avevo girato, non capendo ben poco del film del resto, perché l'attore, il regista spiega la scena, in che cosa consiste, cosa deve interpretare, poi l'attore interpreta, però l'attore non vede il film, non vede l'idea del regista, interpreta la scena che si va facendo. Ieri, vedendo questo film, ho visto un estremo rigore in questo film, uno stile, un linguaggio precisissimo e ho capito il film, che io non avevo capito. Tutte, molte mie scene banali, poi ho capito questa notte, non dormendo ma pensandoci, erano banali rispetto allo stile rigoroso del film, e questa è la grandezza di questo film. È un film veramente molto molto bello, detto con parole semplici, perché è rigoroso. Mirko non ha ceduto in nulla, in nulla. Io ho visto tante mie scene tagliate e poi ho capito, erano banali, erano sciocche, fra virgolette, in questo stile, in questo rigore. E quindi sono molto contento di aver fatto questo film, che secondo me è un film, proprio un film bello, detto sempre in parole semplici. Grazie. Ha risposto perfettamente alla domanda che l'avevo fatto. Posso permettermi di aggiungere? Allora, adesso passiamo. Prego. Mi permetto di aggiungere una. No, perché Maurizio non studiava la sceneggiatura, cioè gliel'ho mandata prima, gli ho chiesto di leggerla bene e lui non studiava, cioè lui è arrivato al primo incontro proprio con lui proprio per provare a costruire qualcosa che non aveva studiato, e quindi ogni volta non sapeva a memoria i pezzi, non sapeva mai nulla, e allora abbiamo cambiato un po', modificato in corsa e con lui ci siamo, l'abbiamo trattato come un simbolo. Se Fabrizio Calfapietra, insomma, nei panni di Giulio, era il corpo in questo film e Adrienne era la parola, il nostro Ernest Bollinger era il simbolo. E quindi era una figura che doveva semplicemente essere la figura romantica per eccellenza, lì, fermo con il suo corpo, con la sua barba, con i suoi capelli, con il codino, il suo cappottone, distrutto, devastato dalla natura che ha preso il sopravvento su di lui, inghiottendo sua moglie. Ecco, quello era sufficiente. E quindi tutte le sovrastrutture sono state tolte. Ed è un lavoro che abbiamo fatto piano piano. Cioè, non era importante. Io gli ho lasciato tutti i pezzi in cui avrebbe dovuto
recitare una parte, ma in realtà poi glieli ho tolti. E questo perché? Perché sono tre ombre nel film. Cioè non è un film sui corpi, è un film sull'uomo che si perde all'interno di una natura che è molto più grande, perché poi di fatto l'ambiente, l'habitat era il quarto personaggio. È stato costruito un po' su quello. Un po' come il romanticismo decadente, no? Di fine Ottocento. C'è qualche domanda dalla sala? Prego. Adesso arriva il microfono. Sì, buongiorno. Io vorrei sottolineare una cosa molto che mi ha molto colpito del film e che è quello che ci ha un po' portato poi a selezionarlo per il festival. È proprio il coraggio di lavorare con cose con cui il cinema di solito non, su cui il cinema di solito non lavora, perché in questo film ci sono delle immagini che hanno anche il coraggio di essere piatte, hanno anche il coraggio di essere banali, brutte. Devo dire che c'è un momento in cui c'è un riflesso in camera, in una stanza, e di solito lo specchio apre voragini nella storia del cinema, simboli, eccetera, e in questo riflesso c'è una tenda grigia tristissima. Avete lavorato tantissimo proprio su questo romanticismo della musica, ma anche del romanzesco della parola, che tu dicevi è mediocre. Avete lavorato anche sul brutto, sul patetico, in qualche modo ridicolo. Insomma, vorrei che raccontaste un po' questo aspetto, perché mi sembra un atto veramente di grande coraggio fare un film che lavora anche su delle cose che, insomma, non sono all'ordine del giorno. Forse l'arte contemporanea lavora tanto su queste cose, ma il cinema non lo fa. E quindi volevo che ci raccontaste questo aspetto. Beh, insomma, poi magari anche con Giuditta. Noi abbiamo frequentato parecchie installazioni di arte contemporanea negli ultimi anni e abbiamo voluto tentare di ricostruire una poetica che in qualche modo strizzasse l'occhio ad una serie di artisti contemporanei. Penso a Boltanski, per esempio, che avete anche citato nella breve sinossi, insomma. E in effetti rimanere ermetici e non io quando vado a vedere arte contemporanea non ho bisogno che mi si spieghi che cosa sto guardando, me lo costruisco io il film. Ecco, abbiamo voluto tentare una virata, un cambio di direzione e provare a riscrivere il film come se fosse un'installazione. Quindi che cosa avremmo ottenuto? A parte che io ho scattato un migliaio di fotografie prima di girare, anche di Polaroid istantanee, ho un cassetto pieno di immagini. E quando abbiamo scritto il film abbiamo utilizzato queste immagini. E quindi abbiamo provato a raccontarlo da zero, dalla prima all'ultima scena, solo con degli scatti fissi fotografici. E con Giuditta è un po' stato quello il lavoro. Un lavoro che in qualche modo potesse raccontare di nuovo il film, la drammaturgia, attraverso scatti fissi. E non solo quello, anche attraverso la parola di Adrien, un mediocre biografo che strizza l'occhio alla filosofia, che ha imparato, che ha studiato ai tempi dell'università e che prova a, diciamo, diventare un narratore alla ricerca delle parole giuste, ma che in realtà gli vengono fuori cose molto, molto semplici, forse troppo semplici per raccontare un tema così ampio. E se vuoi aggiungere qualcosa, Giuditta. Ma diciamo, l'idea del film nasce, un po' come dicevamo, sulla una riflessione sulla ricerca
della propria identità e su una riflessione sulla su quella che sarà l'eredità che lasciamo, no? Una volta che non occupiamo un posto fisico su questo mondo. Secondo noi a un certo punto della vita tutti si chiedono cosa rimarrà, quale traccia lascerò. E siamo andati un po', riflettendo un po' in antitesi con quella che in realtà è la contemporaneità, quindi come appaio, cosa mostro di me. Cerchiamo sempre un po' di mostrare agli altri il meglio e anche un po' di modificare la realtà in modo tale che appaia molto meglio di quello che è, no? E quindi tagliamo le parti brutte nella vita di tutti i giorni, e quindi parlo anche di come vogliamo apparire sui social. E invece abbiamo provato a fare una riflessione sul, in realtà, se dobbiamo riflettere davvero su noi stessi, sulla nostra identità, c'è anche tutta una parte brutta che non vogliamo far apparire, ma che in realtà c'è, è costante e fa parte di noi, fa parte di quella che poi è la realtà, anche se cerchiamo di sublimarla. Fabio Cavenaghi, il produttore del film, insieme a Rai Cinema. Paolo, vorrei... abbiamo Paolo, Paolo. Sì, sono due fratelli, l'altro è... È vero, scusa. Paolo, perdona l'errore. Volevo sapere come ci si approccia a produrre un film così difficile in un contesto, in un'epoca in cui francamente non vedo intorno la voglia, l'attenzione nei confronti di film che hanno questo tipo di rigore, come si diceva prima durante la nostra conversazione. Buongiorno a tutti. Non è mai un'impresa facile, soprattutto perché abbiamo girato a febbraio-marzo di quest'anno, dove c'era comunque una componente Covid importante, eravamo comunque una troupe ristretta ma comunque soggetta a pericoli, e abbiamo tenuto un po' tutti in quell'albergo che si vede, tra l'altro, dove abbiamo soggiornato veramente, che è l'Hotel Caneo. E l'approccio, diciamo che io vado fidandomi ciecamente di quello che mi dice il regista, perché non è solo regista ma anche produttore insieme a me, quindi insieme anche a Giuditta, e quindi abbiamo un approccio insieme della visione del film, di quello che si andrà a fare durante il film. Il regista nasce come artista, quindi decide delle cose, si imposta tutta una sceneggiatura di un certo tipo, poi però fa i conti anche con la produzione, ed essendo lui anche produttore si scontra poi con dei temi importanti, per quanto poi magari banali rispetto alla questione artistica, che magari sono i costi, le location e quant'altro, e ci si assoggetta anche a quello e si vede di cambiare qualcosina e strutturare. Come produttori non è mai semplice affrontare questo tipo di film, però siamo contenti che venga apprezzato come in questa occasione, e speriamo anche in altri festival, e venga apprezzato questo lavoro che facciamo, che non è facile. Grazie. Federico Pedroni, Rai Cinema. Federico, l'attenzione, faccio una domanda simile a quella che ho fatto al produttore. L'attenzione di Rai Cinema nei confronti di film così fuori, diciamo, dagli schemi attuali, diciamo, dalle tendenze attuali, significa che cercate di creare una barriera contro l'inondazione di banalità o quantomeno di cose un pochino più semplici? Ma guarda, sarebbe un discorso lunghissimo. Rai Cinema fa, diciamo, sostiene il cinema italiano in maniera abbastanza capillare e con progetti molto diversi. Per quanto riguarda la difesa di questo tipo di cinema, io sono molto contento di essere qui, perché con Mirko ormai c'è, diciamo, un rapporto solido che si è strutturato negli ultimi anni, soprattutto anche con il film precedente, ed è un tipo di cinema quasi misterioso. Tutti i suoi film ragionano, prima si parlava molto di identità, tutti i suoi film ragionano in qualche senso sul concetto di identità e su
la labilità e la difficoltà di trovare un proprio posto nel mondo. È un cinema quasi sfuggente, ma allo stesso tempo molto affascinante. Ripeto, non voglio togliere poi la parola a loro, ma è sempre un piacere scoprire appunto le nuove storie su cui Mirko con Giuditta lavorano, ragionano, dalla fase di scrittura cesellano fino poi a portare appunto a arrivare a dei risultati che, come diceva anche Giulio, sono molto diversi da quello a cui siamo abituati a vedere in questo momento, quindi direi che è un cinema prezioso in cui siamo molto felici di fare parte, ecco. Benissimo, abbiamo tempo per un'ultima domanda, se c'è qualcuno dalla sala che avesse una curiosità. No. Allora, io faccio una domanda molto banale, vorrei sapere il film che tipo di futuro avrà, non so chi mi vuole rispondere, regista, produttori? Ci provo. No, adesso stiamo provando a immaginare questo film come una sorta di evento di arte contemporanea e ci piacerebbe organizzare delle uscite a evento in poche città, ma buone, e probabilmente a febbraio. Benissimo. Immaginare dei momenti che sono quelli per vedere il film, o quelli o niente. Perfetto, grazie a tutti e complimenti.